Tutti bentrovati. Aspettate che secondo me c'è poca luce. Ecco, ora mi vedo. Come andiamo? Siete pronti per questa domenica? Allora, i ragazzi hanno finito scuola, perciò ci saranno un sacco di ragazzi che partono, eh? Qualcuno parte? Fatemi sognare, io quest'anno ferie non ne faccio. Dai, su, raccontatemi della vostra domenica al mare. Io sono già in ritardo perché dovrei essere a un webinar e invece sono qui a far colazione con voi, perciò tra poco, cioè, faremo una colazione lampo e poi me ne andrò a ascoltare il mio webinar. Voi che fate? Arrivate? Ok, ci siete? Bene. Colazione di oggi. Vasaton pomodoro. Cominciamo a infilarci anche le verdure a colazione, eh? Bello, eh? Emanuela, ciao, finalmente ci siamo incontrate. Hai sopra un po' di origano. L'origano sul pomodoro. Ce l'ho. Stamattina più di tutto ho sete. O come dicevano due personaggi, sete. Ma anche questa non la coglierà nessuno. Bella fresca. Piacevole questa. Proprio buona. Allora. Per i pomodori bisognerebbe aspettare ancora un pochino. Però avevo voglia di pomodori. Si rifiuta un pomodoro una donna incinta? No, quindi cominciamo con le scuse. Beh, almeno è bello avere, visto che già c'è un sacco di rogne, almeno che puoi mangiare un po' più quello che vuoi. Ci sarebbe stato un pelino di sale sopra. Però non volevo esagerare perché già il tonno è molto salato, però un pochino di sale sopra sul pomodoro ci stava, eh. Stanchezza. Oggi è giornata difficilissima. Allora, mi dite cosa fate oggi? Fatemi sognare. Ciao Eva! Buongiorno, buona domenica anche a voi. Anche Teresa, buongiorno. Valeria, ti ho visto in diretta, tu non dirmelo cosa fai, tanto lo so già che vai a lavorare. Chi è che mi fai le facce brutte? Spero che sia stato un errore. Qualcuno con un gattino rosso mi ha fatto una faccia brutta. In mezzo ai cuori, quindi penso che sia stato un errore. Un altro cuore, gattino rosso, palesati, chi sei? Vedo solo i. Già, vale, lo so, anche io oggi lavoro. Tra poco, cioè, in realtà dovevo essere in webinar tipo 20 minuti fa. Oggi va così. Io ho detto, Matte, svegliami quando vai a lavorare. Così non metto la sveglia, per una volta, ieri sera avevo mal di testa, quindi non avevo proprio voglia di mettere la sveglia. A lui, sì. Apro gli occhi alle 8:49 e lo sento già in doccia e dico, ma scusami, ma potevi svegliarmi? Ma mi sono svegliato tardi, capito? Mi lasci dormire? Mattino al lavoro, pomeriggio al mare, stasera si festeggia il mio piccolo. Beh, dai, è un bel programma, eh. Ah, Rosanna, sei entrata con... Ok. Il gattino arancione è Rosanna. Bello il tuo gattino. Come mi piace questa colazione? La vivo tanto da gita, da mare, non mi chiedete perché. Mi
Voi che avete fatto stamattina di colazione? Rosanna, dove vai? Fai qualcosa? Marina. Ciao, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Finalmente oggi vasa con burro d'arachidi che ho ritrovato dopo tanto tempo. Occhiolino. Ma che fai oggi, Marina? Fammi capire se devo essere offesa anche con te. Pomeriggio mare, lo so. L'idea di andare al mare di domenica mi fa più piacere l'idea di andare a farmi picchiare in un vicolo buio, ve lo dico col cuore in mano. Ma io non mi piace il mare, non mi piace il caos. Domenica pomeriggio al mare, anche se si tratta di giugno. Na 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 na. Consiglio. Non finire di masticare. Le erbette tipo il basilico, l'origano, un sacco di scusate, stavo leggendo quindi non mi concentravo, quindi timo, origano, queste cose qua. Buttatecele perché danno un profumo di nonna, profumo di. Cioè, la maggiorana per me sa di polpettone della nonna, l'origano sa di estate, insieme al basilico, certo, però sui pomodori l'origano e anche il basilico. Devo farmi una colazione al basilico. E quindi sono a disposizione, sono robe che vi dimenticate sempre e non devono essere solo, cioè mettetecele perché saranno utili. Marina oggi sta con la mamma e stasera festeggia Gaspare col suo pasto libero. Non sono riuscita a vedere la tua colazione, ma cerco di capire cosa ti stai divorando. Feta vasa, tonno e pomodoro con un pochino di origano sopra, una roba semplicissima, Marina. A proposito, condividete un po' questo video perché è un po' che se non ve lo dico io voi non le condividete e le persone siamo sempre noi, no? E invece io voglio che altre persone mi pensino matta perché mangio queste cose al mattino e voi potete dirgli no. Infatti ieri parlavo con una paziente che mi diceva guarda che ormai la colazione l'abbiamo capita come si fa, no? E io sì, ma chiedi un po' alle tue amiche se secondo loro la colazione che fai tu è adeguata, prova e vediamo che ti dicono. Condividete. Faccio fatica a finirla. Vedo i messaggi, ma se ho fatto una bocconata troppo grossa non posso parlare. Allora, Eva dice: io gli aromi li aggiungo dappertutto. E la maggioranza di polpettone della nonna, davvero? Per sì, perché il polpettone ligure, patate, fagiolini, più che altro quello classico, c'ha la maggiorana. Se non ce la mettete, siete dei disgraziati. No, non è vero, però la ricetta vuole quello. Da piccola facevo colazione con i pomodori. Io da piccola andavo a prendermi il pomodoro nell'orto e me lo mangiavo. Anche adesso lo faccio quando il nonno mi dice che sono pronti. Va bene, quindi ho capito che mi devo offendere anche oggi che voi andate in giro e io lavoro. No, ma va bene, non la vivo male. La Francesca ieri ha avuto il controllo, ha fatto un bel mese. Raccontaci un po', Fra. Scrivici un attimo se sei contenta. Va bene. Adesso vado veramente, sono in ritardo di mezz'ora per il webinar. Ho capito che a gastare entrano tardi, però meno. Scherzando, eh. Sono strafelice e molto soddisfatta. Brava Francesca.
Ora io vi lascio e noi ci vediamo domani e vado a seguire il mio webinar. Ciao a tutti, buona domenica, buon mare, buon lavoro, buon fate quello che volete. Ciao!